Beh, certo, il 2009 è stato un anno difficile per tutti i settori. Di fatto è cambiato il consumo, si consuma più in casa, meno fuori casa, si consuma meno ma meglio, quindi c'è una tendenza ai consumi più di qualità. C'è stata un'attenzione molto al prezzo e alle promozioni, qualche azienda si è fatta prendere un po' troppo la mano nello svendere certi prodotti, cosa che la rende poi difficile riposizionarla. Dall'altra parte invece molte imprese hanno puntato sulla marca, sull'innovazione, sulla qualità e sono state premiate. Sì, l'estero ha evidenziato proprio dei mercati un po' a macchia di leopardo. In alcuni casi sono andati più i vini e i mosti, appunto come la Russia, come in America, in altri più i prodotti confezionati, come i mercati orientali. In altri mercati è andato molto bene il territorio e la marca, penso a un ritorno del mercato della Germania, del Canada, del Brasile, la Cina stessa. Questo a dimostrazione che il nostro settore è molto vario, è molto vasto, ci sono molti players e gli imprenditori hanno la tenacia di trovare sempre la soluzione al problema e quindi c'è un sentiment positivo. Si è passato proprio dal consumo fuori casa al consumo in casa, quindi la stessa grande distribuzione ha aumentato gli scaffali, ha aumentato la promozionalità, la gamma di offerta e ha evidenziato, soprattutto nelle bottiglie 70 centilitri, un incremento sia di volume che di valore, un riposizionamento di crescita nella fascia sopra i 5 euro, anche dell'8%, e una sofferenza invece dei vini in bag in box, quindi vini meno legati a un territorio, meno legati all'emozionalità di una marca. Federvini ha visto e ha spinto nello stile mediterraneo la soluzione ai problemi dell'abuso con un grosso messaggio di educazione, di sensibilizzazione al problema, spostandolo proprio dal proibizionismo invece all'educazione. Educare il consumatore vuol dire riportarlo alla famiglia, a quei valori che sono proprio dello stile mediterraneo, quindi consumare e bere in un modo razionale, con prodotti di grande qualità, abbinati nel modo giusto, partendo dalla casa, dalla famiglia, dagli adulti, con un modello che è più vincente rispetto a modelli che abbiamo studiato nordici, dove questo non avviene e si eccede nel binge drinking, nel bere per ubriacarsi, proprio come avviene nei giovani al di fuori dello stile mediterraneo.